È questo un tassello utile per lo sviluppo del territorio e in effetto domino mentre si collega con le altre problematiche, sono infrastrutture, i collegamenti. Sì, ma io sono contento innanzitutto perché il nuovo amministratore delegato ha preso un impegno e l'ha portato a conclusione e adesso partiamo per rivolgerci alle imprese medie, piccole, anche piccolissime, che potranno usufruire di una riduzione della bolletta energetica nei 14 comuni geotermici a cavallo tra le province di Siena, Grosseto e Pisa, perché si include anche Volterra, di una riduzione della bolletta energetica di circa il 10%. Non è moltissimo, ma non è neppure poco, e in parte va a compensare i disagi di una zona che è molto distante in termini di comunicazione e di viabilità dai grandi flussi di traffico. L'Enel si espone, mi sembra importante anche considerazioni più generali che sono state fatte dall'amministratore delegato Venturini sulla necessità di continuare a fare in modo che l'Enel torni ad essere una leva per lo sviluppo locale, non l'unica, ma una leva per l'attrazione di investimenti, per altre imprese, e quindi una svolta positiva. E poi naturalmente bisogna lavorare di più sulle infrastrutture, Grosseto-Siena, su cui il governo ha già messo i finanziamenti, e completamento della Tirrenica, su cui si aspettano le risultanze da Bruxelles perché si riformi l'accordo tra il Ministero dei Trasporti e Società Autostrade. Quindi siamo impegnati, ma intanto stamani c'è una cosa concreta. L'Amiata e la Val di Cecina, i comuni geotermici più Volterra, potranno usufruire, le imprese che lì risiedono, di una riduzione intorno al 10%, 8-10% del costo della bolletta. E questo mi pare un gran risultato su cui ci siamo impegnati e di cui ringrazio moltissimo l'Enel e il nuovo amministratore delegato.